Eurocart è specializzata nel trasporto e recupero di rifiuti, noleggio container e press container e può offrire una completa consulenza ambientale. Buongiorno, le anticipazioni, tra poco la prima edizione del TG Veneto News. Il giorno dopo la festa dei lavoratori continuano le divisioni tra il governo, che ieri 1 maggio ha varato il decreto lavoro con un consiglio dei ministri, e sindacati, che invece nello stesso momento erano in piazza per le tradizionali manifestazioni della festa del 1 maggio. Le misure adottate dal decreto lavoro, in primis il taglio delle tasse sugli stipendi, non soddisfa. Infatti i sindacati, dalle piazze del Veneto sentiremo le critiche che si sono sollevate proprio ai vari provvedimenti. Ma è stato anche un ponte del 1 maggio che ha fatto sorridere le categorie economiche per quanto riguarda i turisti che sono giunti in massa nella nostra regione, tanti gli stranieri. Premiate le città d'arte, da Venezia a Verona a Padova. E le previsioni meteo avevano messo il brutto tempo, avevano previsto infatti pioggia e temporali che non ci sono state, quindi ci sono le lamentele anche per quanto riguarda le spiagge, le località balneari della nostra regione che sono state penalizzate. Dunque andremo proprio a Jesolo, questo è molto altro tra pochissimo. Eurocart è specializzata nel trasporto e recupero di rifiuti, noleggio container e press container e può offrire una completa consulenza ambientale. Per aderire all'industria 4.0, affidati a Scortegagna Stefano, rivenditore della suite Cimco per l'Italia. Rispetta tutti i requisiti vigenti per beneficiare delle agevolazioni fiscali. Il giorno dopo la festa del lavoro restano le divisioni tra governo e sindacati. Il taglio del cuneo fiscale non soddisfa i lavoratori. Dalle piazze del Veneto le critiche al provvedimento. 250.000 turisti a Venezia, il centro storico regge a stento l'assalto dei vacanzieri. Folla nei centri storici di Padova e Verona, ma è polemica sulle previsioni meteo che parlavano di un 1 maggio bagnato. Zaia, spiagge e manifestazioni penalizzate. Orrore a Padova, straniero di 52 anni arrestato dalla polizia e accusato di aver costretto una ragazzina tredicenne a fare sesso in cambio di alcune dosi di cocaina. 3 volte ucciso dal treno nei pressi della stazione di San Donà di Piave. Il dramma questa mattina, bloccata la circolazione in direzione Venezia, indagini in corso sulle cause. Inizia la settimana da bollino nero per i cantieri del filobus in centro a Verona. Dalla fiera al concerto del volo alla gara con l'Inter al Bentegodi. Molti gli appuntamenti che rischiano di mettere in ginocchio la viabilità cittadina. Orme di orso scoperte nel bosco del Cansiglio. Per gli esperti un animale in transito che non si è riusciti a tracciare. Le impronte a pochi passi da sentieri battuti da turisti e da alcune stalle. Si inizia il 20 giugno con il jazz, si chiude il 13 settembre con la Medea di Euripide e il tabellone degli spettacoli dell'estate teatrale veronese che festeggia ben 75 anni di vita. Prima edizione del TG Veneto News, buongiorno e ben ritrovati. Dunque avete sentito i titoli del telegiornale. Ieri 1 maggio il governo ha approvato il decreto lavoro. Tra le principali misure il taglio delle tasse sul lavoro, si può arrivare, spiega il governo, anche ad un aumento di 100 euro in busta paga, misure che però nel complesso non sono piaciute ai sindacati, che ieri proprio in contemporanea del Consiglio dei Ministri erano impegnati con le consuete tradizionali manifestazioni della festa del 1 maggio, eventi e concerti anche nelle principali piazze del Veneto, dal quale appunto sono arrivate le critiche ai provvedimenti. Sentiamo.
Nessuna conferenza stampa, ma un videomessaggio sui social della premier Giorgia Meloni per annunciare i provvedimenti adottati dal governo con il decreto lavoro, con il Consiglio dei Ministri del 1° maggio. La misura principale è il taglio delle tasse sul lavoro. Al più importante taglio delle tasse sul lavoro degli ultimi decenni. 6% in meno per i redditi fino a 35.000 euro, 7% per quelli fino a 25.000. L'aumento in busta paga, stima il Ministero dell'Economia, raggiunge i 100 euro mensili di media. Ma il decreto contiene anche, tra l'altro, la riforma del reddito di cittadinanza e l'estensione della durata dei contratti a termine senza causale fino a 24 mesi. Si rischia di aumentare la precarietà, tuonano i sindacati dalle piazze del Veneto. Da Vicenza a Treviso a Padova il coro che si leva è unanime. Va in direzione opposta e contraria alle richieste che avevamo fatto come sindacati al governo e che i lavoratori si attendono. Si sta nuovamente dando forza alla precarietà, aumentando la possibilità di utilizzare il lavoro a tempo determinato e addirittura reintroducendo e dando più forza ai voucher. Presa molto d'immagine, poco di sostanza, che al di là di qualche risposta minima con la riduzione del cuneo non fa altro anzi che confermare e incentivare questa precarietà. Bocciato il decreto e ancora prima bocciata la scelta di tenerlo proprio il 1° maggio. Il giorno della festa dei lavoratori il governo sceglie di lavorare. Un atto di arroganza e oltraggioso per i sindacati e l'incontro convocato all'ultimo la sera prima del CDM non è servito a placare gli animi. Lo scontro è aperto e il 13 maggio a Milano si scende in piazza. Questo governo riprenda a discutere con le organizzazioni sindacali come deve fare, come è giusto fare in momenti così difficili. Ma è stato anche un 1° maggio senza lavoratori, ne mancano almeno 150.000 per quanto riguarda la nostra regione, una carenza che pesa in tutti i settori, in primis però soprattutto quello del turismo. Abbiamo, se lei fa notare, tutti i nostri ristoranti, i nostri bar, i nostri gruppi di esercizi hanno tutti il cartello cercasi personale. Gli introvabili sono 150.000 lavoratori del terziario che il Veneto cerca ma non trova. Il fenomeno è detto mismatch, non è una novità, tutte le economie avanzate presto o tardi ne sono state vittima, ma nel nostro paese, dopo la pandemia, si è registrato un balzo avvenuto col fenomeno delle grandi dimissioni. Dunque, calo demografico, giovani in fuga all'estero alla ricerca di stipendi migliori, altri che non studiano e non lavorano, formazione allo sbando e aziende, uffici locali che restano a bocca asciutta. La voragine, andando nel dettaglio, conta 25.000 posti solo nel settore della ristorazione. Al momento siamo messi male, ad esempio con la cucina, stiamo cercando un cuoco. A breve torneremo a mettere fuori di nuovo il cartello cercasi personale. Camerieri baristi non si trovano, cosa sta succedendo? Esatto, una bella domanda, forse la possiamo fare ai social. Tutto alla vigilia dell'estate ed è solo l'inizio. La carenza di personale che abbiamo nei prossimi anni sarà raddoppiata se non triplicata. Dovremmo sicuramente sederci al tavolo con le organizzazioni sindacali, con il governo, con la parte datoriale per cercare di trovare anche un modello che sia più contemporaneo anche dello stesso contratto collettivo nazionale del lavoro e che dia una maggiore attraibilità. Un cambio di passo inatteso. Non è più o non è solo il lavoratore che deve presentarsi al meglio, ma è il posto di lavoro che deve rendersi più appetibile. È un mondo che ti può dare tante soddisfazioni, ti può dare non solo soddisfazioni, chiamiamole economiche, ma anche di carriera. Il calo demografico naturalmente fa la sua parte, da qui la richiesta di poter costruire corridoi e ponti con i paesi stranieri. Abbiamo tantissime persone che arrivano nel nostro paese, bisognerà appunto farci coraggio e dire bene, questi qui se possiamo formarli, se possiamo integrarli, avere anche forza lavoro e la forza lavoro è indispensabile. Bar e ristoranti locali che in questo ponte del 1° maggio sono stati presi d'assalto dai turisti, tanti stranieri, una folla nei centri storici delle città d'arte, in primis Venezia, poi anche Padova e Verona, ma è polemica sulle previsioni meteo che parlavano di un 1° maggio bagnato. Zaia dice spiagge e manifestazioni così sono state decisamente penalizzate.
Le previsioni meteo non hanno spaventato i turisti e i più coraggiosi sono stati premiati. Cielo coperto, ma niente pioggia, con il risultato che i centri storici delle città d'arte sono stati presi d'assalto, Venezia in primis. Il ponte ha registrato il tutto esaurito negli hotel, 250.000 presenze, due terzi stranieri. Americani in testa, 1 su 5. Una Venezia che in attesa del numero chiuso torna a fare i conti con il caos del sovraffollamento, con i parcheggi sold out, gli intasamenti al Ponte della Libertà, le lunghe code per i vaporetti strapieni e le attese infinite per i musei, dalla Basilica di San Marco al Campanile, ma anche per bere un caffè. I servizi che saltano e i casi limite. In una casa a piano terra è stato messo a disposizione dei turisti il WC di un privato al prezzo di 1 euro, segnala la pagina Venezia non è Disneyland. Verona non è da meno, con la polizia locale costretta a chiudere Corso Porta Nuova, parcheggi esauriti e le code per il balcone di Giulietta. Park sold out anche a Padova, plateatici stracolmi ed un boom di stranieri attirati dall'Urbs Picta Patrimonio UNESCO. E where are you from? Paris. Serbia. From Poland. Torino. Comunque da Milano. Roma. E Roma, avete scelto Padova proprio per il 1° maggio? No, le ville del Palladio in realtà. E poi per il 1° maggio casualmente è capitato Padova. Una vacanza che soprattutto quando si parla di stranieri va oltre il ponte e si fa sempre più lunga, sorridono le categorie economiche. How many days here? 2 weeks. 1 week. One week but not in Padova, in Bibione. Tra il ponte di settimana scorsa e questo è venuto in città un sacco di gente. Penso che tanto siamo qua, almeno lavoriamo. Di diverso avviso le località balneari con gli stranieri fuggiti verso le città d'arte per la pioggia attesa che però alla fine non si è fatta vedere ed è polemica sulle previsioni meteo. Vuol dire aver fatto un ponte dove abbiamo perso turisti nelle spiagge, nelle città d'arte, nelle manifestazioni, perché chi guarda poi le previsioni meteo se ne sta a casa. Quindi farle con più prudenza, specificare bene obbligatoriamente che siamo davanti a delle previsioni, e perché questi per noi sono danni. Albergatori delle località balneari dunque furiosi, le previsioni meteo sbagliate hanno frenato gli arrivi dei turisti, dicono. Noi ci colleghiamo con Gabriella Basso da Jesolo. Sì, buongiorno da Jesolo. Come dicevate, da studio è stato un weekend all'insegna delle città d'arte, mentre le spiagge sono state un po' abbandonate dai turisti, colpa di queste previsioni del tempo che in qualche modo hanno portato la gente a lasciare appunto le spiagge, perché le previsioni parlavano appunto di pioggia. Pioggia che è comparsa oggi, un inizio di stagione bagnato, si spera, fortunato. Con me c'è il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti. Sindaco, sono state così malaugurate queste previsioni? Ma purtroppo ci lasciano un po' con l'amaro in bocca, perché nonostante sia andato bene il weekend, perché grazie agli eventi, avevamo TEDx, avevamo degli eventi sportivi, abbiamo tanti motivi per cui accogliere persone, quindi la città sostanzialmente aveva 65-70.000 persone e potevamo sicuramente far meglio, perché se la gente fosse stata a conoscenza del fatto che effettivamente non pioveva, sicuramente ci sarebbe stata l'opportunità per avere un ponte del 1° maggio sicuramente più positivo. Ritorna il tema, che è sempre quello, che è corretto e giusto che ognuno faccia il suo mestiere, però certi siti, certe applicazioni, probabilmente spinte da questioni anche di marketing, di pubblicità, non sono accuratissime nella previsione. Quindi l'invito da un lato è quello a tutti gli utenti di seguire i canali istituzionali, quindi soprattutto l'ARPAV, che ha delle previsioni molto accurate. Dall'altro chiediamo che ci sia un po' più di attenzione, probabilmente il tema, e mi piace che il Presidente Zaia sia intervenuto su questo, il tema va gestito probabilmente a livello un po' più generale, almeno regionale, che ci sia un tavolo di concertazione in maniera tale che i nostri operatori, che sono pronti e hanno anche degli investimenti, perché ovviamente preparare un'attività per il weekend significa allertare il personale, comprare merci e poi magari ci si trova con delle previsioni che scoraggiano le persone a venire, è un danno anche economico per le nostre attività. In passato gli albergatori, insomma, avevano creato anche si erano affidati appunto a una società per fare proprio delle previsioni puntuali e precise. C'è un'idea di tornare su questo fronte?
Ma il tema è che anche oggi abbiamo una collaborazione e un sito dedicato, grazie appunto alla partnership con Aeronautica Militare. Tuttavia la potenzialità economica di raggiungere gli utenti da un punto di vista di investimento pubblicitario non è paragonabile a quella dei grandi marchi delle previsioni del tempo, quindi purtroppo non abbiamo le condizioni per raggiungere tutti gli utenti, quindi il tema resta sempre quello, affrontarlo il più possibile a larga scala e dall'altro invitare gli utenti, i visitatori, i turisti a dare un occhio ai canali istituzionali e a quelli anche della città di Jesolo. Da Jesolo è tutto, ringraziamo il sindaco Christopher De Zotti, la linea può tornare allo studio. Grazie a Gabriella Basso, ci fermiamo per qualche istante, tra pochissimo torniamo in diretta col TG Veneto News con la cronaca, linea alla regia. Che cosa c'entra Renoir con l'Italia? Fu proprio un viaggio in Italia a rivoluzionare la sua arte. Venite a scoprirla nella mostra Renoir, l'alba di un nuovo classicismo, a Rovigo, Palazzo Roverella, fino al 25 giugno 2023. Arrivi alla cassa e... Oh yeah! Che convenienza! Con S-Budget, in esclusiva solo da Despar, Eurospar e Interspar, puoi scegliere tra più di 500 prodotti salva borsellino per risparmiare senza rinunciare alla qualità. Frutta, carne, pasta e molto altro. Con i prodotti S-Budget, la tua spesa conviene ogni giorno. Oh yeah! Despar, Eurospar e Interspar, il valore della scelta. In diretta con il TG Veneto News, con la cronaca, la circolazione ferroviaria è bloccata dalle 7:20 di questa mattina 2 maggio per l'investimento di una persona tra le stazioni di San Donà e Quarto d'Altino. Stando alle prime informazioni, il fatto è avvenuto nei pressi di Meolo. Sul posto è stato richiesto anche l'intervento delle forze dell'ordine da parte dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti necessari. Ritardi che superano già l'ora per i treni ad alta velocità, per i regionali, pieni di pendolari diretti al lavoro per la ripresa delle attività dopo il ponte del primo maggio. Problemi anche alla circolazione stradale tra Meolo, Roncada e Quarto d'Altino a causa di alcuni passaggi a livello rimasti chiusi per consentire gli accertamenti con la formazione di lunghe code di auto. Uno straniero di 52 anni è stato arrestato dalla polizia a Padova, accusato di aver costretto una ragazzina di 13 anni a fare sesso in cambio di alcune dosi di cocaina. 52 anni, tunisino, da anni clandestino in Veneto e con alle spalle una sfilza di segnalazioni e reati legati allo spaccio di droga. I poliziotti di Padova hanno fatto irruzione nel suo alloggio in città per una perquisizione. L'uomo infatti è sospettato di essere coinvolto in una storia di violenza e sfruttamento di una ragazzina tredicenne, reato per il quale è già indagato dalla procura. I poliziotti gli hanno sequestrato tablet e telefonini per cercare altre prove ed eventualmente il coinvolgimento di altre baby vittime. Durante il blitz gli agenti hanno rinvenuto nascoste all'interno di un cassetto 12 dosi di cocaina preconfezionate e pronte ad essere cedute ed alcuni grammi di hashish. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere. Il ritrovamento della droga e in particolare della cocaina fa ipotizzare che la ragazzina fosse una sua cliente o possa esserlo diventata dopo le pressioni dell'uomo, che potrebbe averla convinta con la promessa di una dose di polvere bianca in cambio di una prestazione sessuale. Tra le accuse nei suoi confronti, oltre che a violenza sessuale nei confronti di una minorenne, anche le minacce. A Fara Vicentino migliorano le condizioni di Alex Frusti, l'agente della polizia locale nord-est vicentino coinvolto nella sparatoria appunto di Fara. Per lui gli ultimi esami, in terapia intensiva, poi dovrebbe finalmente cambiare reparto. Intanto il prefetto ha annunciato maggiori controlli. Sì, buongiorno, siamo in Alto Vicentino, da dove arrivano gli ultimi aggiornamenti sulla sparatoria avvenuta lo scorso lunedì a Fara Vicentino. L'agente ferito, Alex Frusti, 41 anni, ancora ricoverato all'ospedale di Sant'Orso, sta eseguendo gli ultimi accertamenti clinici in terapia intensiva e probabilmente nelle prossime ore verrà trasferito in reparto, nel reparto appunto
di chirurgia, quindi il quadro clinico sembra in netto miglioramento, lui dovrebbe essere fuori pericolo, anche se, lo ricordiamo, la prognosi resta ancora riservata. E proprio delle ultime ore, degli ultimi minuti, è il comunicato arrivato dalla prefettura di Vicenza rispetto a un incontro, quindi a un comitato di sicurezza che si è tenuto la scorsa settimana nel comune di Schio. Appunto, il prefetto ha comunicato in questo momento che verranno potenziati i controlli proprio nei comuni di Farà Vicentino e Breganze, che ricordiamo sono stati teatro della terrificante sparatoria nella quale ha perso la vita il marocchino di 29 anni Sofine Bobugara, artefice dello scontro a fuoco, che aveva appunto rubato un'arma a un carabiniere e poi tentato di uccidere anche l'agente rimasto ferito, appunto ancora in rianimazione. I controlli, come appunto specifica il prefetto di Vicenza nella sua comunicazione, sono potenziati non soltanto nei comuni di Farà Vicentino, ma anche nei comuni di Colceresa e Lusiana Conchi, che sarebbero gli ultimi luoghi di dimora del marocchino autore della sparatoria. Noi proprio la scorsa settimana eravamo stati nella casa dove evidentemente lui era ospitato a Colceresa. Non era stato possibile parlare con il connazionale che evidentemente lo stava ospitando proprio nei giorni prima della terrificante sparatoria. I residenti avevano spiegato che in quella dimora stanziava soltanto un connazionale, che però nel sabato e nella domenica precedente la sparatoria c'erano ospitati in quella dimora diversi connazionali, tra cui appunto anche Sofine. Invece per Lusiana Conco i controlli verranno eseguiti perché lì risiedono i familiari dello straniero che purtroppo ha perso la vita nella sparatoria di lunedì scorso. Per il momento da Farà Vicentino è tutto, restiamo a disposizione per i prossimi aggiornamenti. Grazie, restituisco la linea. Grazie a Francesca Cavedagna. Le impronte di un orso di taglia media sono state scoperte nel bosco del Cansiglio in Veneto. Il ritrovamento è stato fatto da un volontario che accompagna la forestale nel censimento con la geolocalizzazione dei lupi ben presenti in quell'area. Le impronte sono state rilevate in località Casera Palantina, nella conca dell'Alpago. E secondo gli esperti della forestale si tratterebbe di un orso in transito, ma che non si è riusciti a tracciare. Già lo scorso anno ne era stato notato il suo passaggio anche a vista. L'aspetto curioso è che la località dove sono state notate le impronte lungo una serie di sentieri ampiamente frequentati dagli escursionisti e non poco distanti, tra l'altro a stalle, vivai e più a valle anche delle abitazioni, sempre nella conca dell'Alpago. Ed inizia una settimana da bollino nero per i cantieri del Filubus. In centro a Verona, dalla fiera al concerto del volo, alla gara dell'Inter al Bentegodi, molti gli appuntamenti che però rischiano di mettere in ginocchio la viabilità cittadina di Verona. Linea dunque ad Alessandro Del Rico. Primo giorno feriale di pioggia da quando è arrivata la rivoluzione del traffico e nelle previsioni del comune doveva essere una mattinata da bollino nero. In realtà, per fortuna, come già negli ultimi giorni è accaduto, le cose sono andate meglio del previsto. Il traffico ha avuto dei rallentamenti di sicuro, ma non grandi come si poteva presagire. Adesso però c'è l'incognita dei non veronesi, nel senso che i nostri concittadini sembrano aver capito come regolarsi per raggiungere il posto di lavoro o comunque frequentare queste vie durante la giornata, ma arrivano giornate piuttosto impegnative. Domani, mercoledì, durante la giornata apre il Samoter in fiera, in serata clou con il volo in arena e Verona Inter allo stadio. Potenzialmente due iniziative, quelle serali, che possono far arrivare anche 30.000 persone contemporaneamente nella nostra città, molte da fuori. E questa è sicuramente un'incognita di cui tenere presente. Dalle 18 alle 20 è previsto un grosso intasamento nel traffico. Giovedì continua Samoter e aprono le piazze dei sapori.
Venerdì ancora Samoter, ancora Piazza dei Sapori e in serata Checco Zalone in Arena. L'amministrazione sta pensando di organizzarsi con navette dai parcheggi più periferici per cercare di gestire la situazione della fluidità del traffico per gli eventi più importanti. Sicuramente non pioverà e questo naturalmente aiuterà la situazione. Andiamo ora a Belluno. Il mondo dell'occhialeria si sta interessando sempre di più all'utilizzo delle bioplastiche. Un progetto sviluppato dall'Università di Trento e presentato a Longarone sostiene l'innovazione di settore, proponendo anche alcune opzioni per il fine vita dei materiali. Sentiamo i dettagli nel servizio. Nel giro di 3 anni il panorama è cambiato e c'è un maggiore interesse per tutti gli aspetti legati anche al fine vita dei materiali. È quanto emerge dagli esiti preliminari del progetto Occhio al Bio, dedicato all'utilizzo delle bioplastiche in occhialeria e sviluppato dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell'Università di Trento, in collaborazione con Certottica e vincitore nel 2020 del bando Ricerca e Sviluppo Opportunità per le Imprese promosso da Fondazione Cari Verona insieme a Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. 3 anni fa solo poche realtà del comparto occhialeria erano interessate alla realizzazione di prodotti in bioplastica, anche a causa di alcune incertezze normative. Ora l'interesse è cresciuto e il progetto si propone di compiere un altro passo verso l'innovazione, stabilendo una simbologia atta a consentire l'immediato riconoscimento di un prodotto in bioplastica e di individuare metodologie efficaci per la corretta gestione del suo fine vita. C'è anche la possibilità, messa in luce durante l'incontro dagli esperti del Green Tech Italy e di Innoven, di avviare una filiera industriale circolare per alcune plastiche e produrre bioplastiche a partire dagli scarti agricoli. L'Università di Trento ha operato su 5 diverse matrici a base biologica tipiche del settore dell'occhialeria. Una formulata partendo da amido di mais, un'altra da caseina del latte, 2 acetati di cellulosa e una poliammide. Tra i materiali ci sono differenze importanti in termini di biodegradabilità dei materiali. Alcuni di essi sono risultati utilizzabili per la generazione di biometano, altri invece si sono convertiti in composti chimici per la produzione di nuove bioplastiche. Si inizierà il 20 giugno con il jazz, si chiuderà il 13 settembre invece con la media di Euripide, il tabellone ricco degli spettacoli dell'estate teatrale veronese che festeggia tra l'altro ben 75 anni di vita. Danza, teatro, musica. Il romano si prepara ad una grande estate con Shakespeare declinato sia per la recitazione che per la danza, i grandi classici greci, il jazz fino a Rumors al Festival della Bellezza. Spettacoli non solo sul palco già conosciuto ma anche al Maffeiano, la Tomba di Giulietta, al Camp Loi, un modo degno di festeggiare la 75esima edizione dell'estate teatrale veronese. Sono 75 anni no, di estate teatrale veronese, quindi è un compleanno da festeggiare che si festeggia con artisti nazionali che vengono a recitare soprattutto Shakespeare. Ci sono una serie di spettacoli più classici e anche più di reinterpretazione, quindi celebrare la storia ma guardando al futuro e guardando in chiave internazionale. Proprio il Camp Loi c'è infatti una selezione di 8 proposte in lingua originale, numerosi grandi interpreti, preziosi nel Relier, Eva Robbins nell'Allegre Comari di Windsor, Giuliana De Sio, Laura Morante e Giannini Junior nella prima nazionale Letti d'Amore, Paolo Fresu nel jazz, fino a questi due signori. Finalmente recitiamo all'Arena di Verona. All'Arena, Teatro Romano. Al Teatro di Roma, comunque di fronte a questa platea sterminata di 20.000 spettatori, che è una cosa... No, sono mille. In questa rassegna, che è la rassegna dei grandi showman, no? Festival Verona Jazz. Jazz? Jazz, sì. Ma a me neanche piace il jazz. Ma scusa, ma perché veniamo a Verona? Perché ci danno... All'ordine o netti? Netti. Netti. Si realizza un sogno, finalmente da voi. Riassumendo, 48 serate tra giugno e settembre con il Festival Shakespeareano, la danza, la Medea di Euripide, il Verona Jazz, il circo Teatro Liseo che celebra Alice nel Paese delle Meraviglie. Gli artisti, ogni volta che io li contatto, sono sempre felici di ritornare o di venire anche per la prima volta sul palcoscenico del Teatro Romano. Qual è il fascino che sentono?
Beh, è una città magica e poi c'è questo legame forte con Shakespeare che è una cosa unica a livello mondiale, appunto forse solo Stratford ha questo forte legame, quindi esibirsi in un testo shakespeariano a Verona è un valore aggiunto unico. Intrecci di programmazione danno poi spazio anche a iniziative culturali, alla musica popolare, alle nuove generazioni, per un'offerta composita e diversificata per tutte le declinazioni dello spettacolo. Uno dei capolavori più amati del barocco, Orfeo di Euridice, torna in scena dopo una lunga assenza, ben 28 anni, al Teatro La Fenice di Venezia. La regia di Pierluigi Pizzi punta all'essenziale per raccontare amore, morte e lieto fine. Il mito di Orfeo ed Euridice ha sempre ispirato artisti di tutti i tempi, tra questi Christoph Willibald Gluck, che ne ha fatto un capolavoro talmente perfetto da essere una delle poche opere settecentesche, forse l'unica non mozartiana, a rimanere ininterrottamente in repertorio nei principali teatri lirici del mondo. Alla Fenice mancava da 28 anni e dunque questo nuovo allestimento è molto importante anche per la caratura dei suoi protagonisti. Regia, scene e costumi sono infatti di Pierluigi Pizzi, mentre Ottavio D'Antone dirige l'opera al cembalo. Tre soli i personaggi, ma è tutto quello che serve allo svolgimento dell'azione, sottolinea Pizzi. Il mezzo soprano Cecilia Molinari interpreta il ruolo di Orfeo, il soprano Mary Bevan quello di Euridice, mentre Amore è cantato dal soprano Silvia Frigato. Orfeo ed Euridice, musica di Christoph Willibald Gluck, su libretto di Ranieri de Calzabigi, fu rappresentata per la prima volta a Vienna nel 1762 ed è considerata il punto chiave della cosiddetta riforma del melodramma, verso un ideale più essenziale e meno artificioso, attento alla verità dei sentimenti più che ai virtuosismi. Nell'Orfeo ed Euridice di Gluck, diversamente dal mito, c'è la novità del lieto fine. Orfeo, sceso nell'Ade per riportare in vita Euridice, non rispetta il patto e si volta a guardarla, facendola così morire un'altra volta. Ma a questo punto c'è l'inatteso colpo di scena. Appare Amore e premia la fedeltà di Orfeo, ridonando una seconda volta la vita ad Euridice. Orfeo ed Euridice è un nuovo allestimento della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia ed è in scena fino al 6 maggio con sopratitoli in italiano e in inglese. Ed è tutto per la prima edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento ovviamente con i programmi delle nostre reti. Arrivederci. Acquista subito la tua nuova caldaia o climatizzatore da DM Servizi. Sopralluogo gratuito e detrazione fiscale fino al 65%. Vieni a trovarci ad Altavilla in via Morosini 27.